Bentornati. Uno strumento molto importante che vediamo oggi è lo strumento taglierina, richiamabile con il pulsante CV Cut. Quando andiamo a selezionare questo strumento, vedete che automaticamente l'intero quadro viene contornato da questa bella cornicetta. Questa cornicetta si comporta esattamente come un'immagine in modalità trasforma, ovvero possiamo prendere e ridimensionare. La differenza però è che mentre con lo strumento trasforma stiamo ridimensionando la nostra immagine, con lo strumento taglierina stiamo ridimensionando il nostro quadro. Per cui vediamo che l'area che stiamo selezionando è quella che vogliamo tenere, mentre l'area esterna è quella che vogliamo eliminare. In particolare è bene fare attenzione a questo bottone. Questo bottone elimina i pixel selezionati. Se la V è spuntata, al momento in cui io vado a premere invio e a ritagliare la mia immagine, tutto ciò che è esterno alla mia selezione verrà buttato in maniera distruttiva. Io consiglio di tenerla sempre non spuntata questa casella, in maniera tale che se abbiamo sbagliato o se cambiamo idea, i pixel che abbiamo lasciato fuori sono ancora disponibili e possiamo recuperarli. Questo strumento segue tutte le regole che abbiamo già visto, per cui è possibile bloccare le proporzioni tenendo premuto Shift, ed è possibile trascinare mantenendo fisso il punto centrale tenendo premuto Alt, ed è possibile tenerli premuti entrambi per avere l'effetto combinato. È anche possibile premere X, e premendo X vedete che si cambia l'asse, ovvero si invertono lato lungo e lato corto. Una volta che abbiamo deciso quale deve essere il nostro quadro, e vedete che abbiamo una griglia che ci aiuta a posizionarci, una griglia con la regola dei terzi, che è modificabile da questo bottone, e abbiamo anche delle opzioni qui che ci consentono di decidere se vogliamo vedere l'area circostante oppure no, e se vogliamo oscurare l'area circostante oppure no, vi consiglio di lasciarle come di default. Una volta che abbiamo deciso, possiamo premere invio e vedete che la nostra nuova immagine è diventata questa, abbiamo eseguito un ritaglio. Se per qualunque motivo, mentre stiamo eseguendo un ritaglio, cambiamo idea, è sufficiente premere Esc. È anche possibile impostare dei preset da questo menu a tendina. Qui come vedete abbiamo 1x1, vari formati fotografici, un 16 noni, possiamo crearci dei template, io mi sono creato i template per le copertine di Facebook, possiamo crearci tutti i template che vogliamo e richiamarli semplicemente da qui. Io vado a premere 1x1 e vedete che automaticamente la mia cornice diventa quadrata. Vedremo nei prossimi video alcuni trucchi per utilizzarlo al meglio. Nel frattempo, grazie dell'attenzione e rimanete sintonizzati.